Sono una semplice ragazza che la mattina si alza, si prepara e prende il treno delle 7:50 da Gandettola diretto verso Cesena per andare a scuola. Ho frequentato come di norma le elementari, le medie e ora mi ritrovo al quinto superiore del liceo linguistico Ilaria Alpi. Non ho molti hobby, ma quelli che ho li coltivo appieno, come il pianoforte e la fotografia. Insomma, sono una semplice e normale diciottenne che il sabato sera esce con gli amici a divertirsi, che spesso si ritrova a discutere con i genitori per cose banali e che per scappare dai problemi si rifugia nella musica. Eppure, la domanda che mi viene posta più spesso e a cui faccio più fatica a rispondere è: ma tu, di dove sei? Come ci si sente a rimanere spiazzati davanti a una domanda che apparentemente potrebbe sembrare così semplice da rispondere? Ecco, questo è ciò che mi ritrovo ad affrontare ogni volta che mi viene posta una domanda simile. Di solito rispondo in modo molto vago, come «sono nata qui in Italia, ma ho origini cinesi». È un trucco che mi avevano insegnato alle elementari e che, ammetto, tuttora funziona. Ma effettivamente non è una risposta molto precisa. Quest'anno ho compiuto 18 anni e se da una parte è una tappa bellissima, dall'altro mi ha dato da pensare. Ok, come a tutti forse, o forse no. Ma cosa c'entrano i 18 anni con la domanda inquisitoria? Ecco, apparentemente a prima vista sembrerebbe non esserci alcuna correlazione. Ma oggi vorrei farvi vedere queste due cose sotto un'altra diversa luce. Sotto la mia luce. Ho tratti somatici chiaramente asiatici, nello specifico cinesi, come d'altronde i miei genitori, i miei zii, i miei nonni e tanti altri parenti. C'è una differenza però, perché io, al raggiungimento della maggiore età, ho dovuto fare una scelta. Se rimanere con la nazionalità cinese o ottenere la cittadinanza italiana. E no, mi sono fatta la vostra stessa domanda. Non è possibile mantenere entrambe le cittadinanze, dunque ottenere la doppia cittadinanza. E questo è stato il motivo del mio tormento in questo intero continuo anno. Da una parte, la cultura, gli amici con cui sono a contatto quotidianamente è sicuramente quella italiana. Dall'altra, i miei tratti fisici e le mie tipiche tradizioni cinesi fanno parte del mio essere e del mio vivere in famiglia. Mettiamo come se volessi ottenere la cittadinanza italiana. Pensateci, ho letteralmente vissuto la mia intera vita in questo paese, in cui sono nata e in cui ho vissuto le mie prime esperienze. Ma c'è un ma. Nonostante io mi fossi integrata davvero bene, nonostante l'epoca in cui viviamo, nonostante la modernizzazione su certe tematiche attuali, qui in Italia affrontate, discusse e sensibilizzate, continuano a rimanere saldi numerosi stereotipi per un semplice tratto fisico e somatico soprattutto. E questa cosa si riflette anche su di me. Spesso la gente, anche chi non mi conosce, mi etichetta come quella cinese o quella con gli occhi a mandorla. E questo mi fa dubitare se effettivamente io possa considerare l'Italia un paese anche mio. Certamente, se mi trasferissi in Cina questo problema si risolverebbe, sicuro. Ma pensateci, sarebbe un ambiente totalmente diverso e inoltre appena si viene a sapere che ho letteralmente vissuto tutta la mia vita in un paese all'estero, anche lì verrò etichettata come quella italiana. Insomma, è una continua crisi di nazionalità, possiamo chiamarla, in cui ti porta a non sapere più chi sei veramente e soprattutto chi vuoi essere in futuro. Come ci si sente ad essere diversi in entrambe le situazioni? Scomodo,
ve lo dico io, molto scomodo. Questa è la mia condizione, ma è anche la condizione di milioni di altri ragazzi e ragazze che vengono comunemente chiamati e considerati stranieri, appunto. Ragazzi e ragazze che vengono giudicati e stereotipati per un semplice tratto somatico o un nome e cognome fuori dalla quotidiana normalità, appunto. Dunque, non è un dilemma solo per me. Mi spiego meglio. L'Italia è un paese che, per legge, dà la possibilità e ha il diritto di ottenere la cittadinanza per gli stranieri in maniera, appunto, doppia. Quindi essere cittadini di più stati. Gli stranieri possono dunque ottenere la cittadinanza italiana senza dover necessariamente rinunciare a quella già ottenuta, sempre se il paese di origine lo consenta. Infatti, ci sono numerosi paesi che non permettono la doppia cittadinanza con l'Italia. Oltre alla Cina vi sono, per esempio, la Spagna, l'Irlanda, la Norvegia o il Giappone e tanti altri con cui sono anche dei paesi moderni, possiamo dire. E qui possiamo vedere che la lista scorre lunga, appunto. Come e a chi chiedere aiuto per compiere questa scelta? Di solito i genitori sono un punto di riferimento per i propri figli, soprattutto quando hanno problemi. Ma in questo caso, parlando anche di esperienza personale, i miei non si sono mai posti il problema e non si sono mai chiesti se come si potesse sentire la propria figlia in un paese all'estero, in un paese fuori appunto dall'estero. E dunque non ho potuto contare sul loro appoggio e ho dovuto elaborare una mia personale risposta e un mio personale pensiero. Ecco perché oggi sono qui a proporvi la mia idea. È semplice, forse scontata, ma non ancora applicata, possiamo dire. Aprire la propria mente, non solamente gli occhi. Bisognerebbe infatti relazionarsi con una persona considerata diversa senza essere effettivamente condizionati da chi è veramente. Pensate per esempio a quante occasioni si perdono esordendo semplicemente con una domanda sbagliata. Si potrebbe conoscere qualcuno con una personalità davvero interessante e non diversa, bensì arricchita di una cultura in più. Ricorda, anche un semplice sguardo strano a una persona diversa, anche senza rendersene conto, potrebbe mandare in crisi la persona a fianco a te. Tu non sai chi è, tu non la conosci. Potrebbe parlare la tua stessa lingua e perfettamente inoltre. Eppure tu l'hai già etichettata per un semplice tratto somatico. Fastidioso, ve l'assicuro. Bisognerebbe dunque cambiare la propria visione delle cose. In questo momento della società è infatti fondamentale. I figli di immigrati cresciuti in questo paese hanno vissuto le tue stesse esperienze e dunque non è più necessario dargli un'etichetta, uno stereotipo per un semplice tratto somatico, come si è sempre fatto. E dunque, come ci si allena per aprire la mente? Se ci pensate, per fare bene uno sport ci sono regole, ci sono tecniche e ci sono abilità da sviluppare. Ecco quindi, come ci si allena per abbattere i pregiudizi e gli stereotipi? Beh, è sicuramente un fattore che deve essere contrastato dalla sua radice. E un'ottima soluzione è appunto per mezzo dell'educazione scolastica. Oggigiorno la discriminazione è un tema molto ricorrente e delicato di cui si dovrebbe continuare a parlare e affrontare.
Infatti, sensibilizzare su una tematica del genere, sin dalla giovane età, potrebbe portare a un cambiamento drastico verso la condizione e la visione di un individuo. Arriviamo alla fine. Ma quindi, quale cittadinanza ho scelto? La scelta che ho fatto è stata una sfida nei miei ultimi mesi. È stata una lotta interiore tra una scelta più razionale, quindi ottenere la cittadinanza italiana, e una più di tradizione, mantenere la nazionalità cinese, come effettivamente hanno fatto anche i miei genitori. Il 21 novembre 2022, il giorno del mio compleanno, sono ufficialmente, ma soprattutto formalmente, diventata cittadina cinese. No! Ma nonostante ciò, l'Italia resterà e resta soprattutto anche una parte di me. Sono infatti arrivata alla conclusione che, se mai dovessi cambiare idea, se mai volessi continuare a vivere in questo paese, lavorerò con impegno per ottenere la cittadinanza italiana. E sperando che in un futuro prossimo questo paese mi sappia rappresentare e che soprattutto abbia trovato un modo per affrontare le problematiche di integrazione che ci sono in questo momento e che abbia trovato delle soluzioni per chiunque si troverà, come ci sono trovata io, a fare questa scelta. Grazie.